annunciare ufficialmente il Consiglio Comunale e quindi intanto vi do il benvenuto a tutti voi, siete tanti, siamo nella sala consiliare comunale del Comune, quindi questo è proprio lo spazio, il punto, il posto dove il Sindaco, la Giunta e tutti i consiglieri comunali, ringrazio anche i consiglieri comunali, gli assessori che sono qui oggi, sono venuti a vedere insomma il vostro insediamento, è la sala consiliare dove appunto vengono prese le decisioni che riguardano tutta la comunità, quindi tutto il Comune di Cento, dal capoluogo, le frazioni, su tante cose, dalle strade, alle scuole, al verde pubblico, un po' tutto quello che è il funzionamento del Comune. Quindi oggi è un giorno importante, è importante anche per me perché è la prima volta che sono qui come Sindaco di Cento davanti al Consiglio Comunale dei ragazzi e quindi è sicuramente molto bello e devo dire che è un'esperienza molto molto positiva. L'ho vissuta in altri ambiti e devo dire che è molto importante anche per chi fa il sindaco dei grandi e chi appunto svolge il ruolo da sindaco il fatto di avere comunque dei ragazzi, quindi un consiglio comunale che può dare, anzi deve dare, delle idee, deve portare avanti dei progetti che poi possono servire anche a noi per migliorare quella che è la vita del nostro comune. Quindi quello che io come sindaco chiedo a voi, insomma ovviamente anche agli insegnanti perché c'è un progetto dietro insomma del Consiglio Comunale, è quello di avere da voi dei suggerimenti per quanto riguarda la vita di tutto il comune, quindi non solo nell'ambito ovviamente delle scuole che magari vivendoci dentro avete qualche idea che ci potete dare, ma anche quelle che sono proposte che vanno dai giardini a qualsiasi cosa che ritenete importante per la vostra, diciamo, per la vostra realtà, per il vostro vivere. Quindi noi ci aspettiamo molto, vogliamo lavorare molto con voi, vogliamo e saremo molto presenti anche, quindi vi dico subito che quando anche vi troverete, adesso magari potrà essere anche rispetto al progetto originario, magari lo proveremo anche a riempirlo, quindi se ci saranno delle commissioni, adesso non so esattamente come sarà organizzato, ma dopo magari ci dirà, quindi delle commissioni sono ruoli, momenti di incontro dove valutate e parlate di determinati ambiti. Ecco, in quell'occasione noi siamo disponibili, il sindaco, la giunta, chi vedete qui, a essere lì con voi per appunto riuscire a capire meglio anche da voi le esigenze. Quindi questo perché secondo me è un'esperienza bella, è un'esperienza importante perché il futuro siete voi, il futuro del comune sono i giovani, l'educazione civica è fondamentale, è importante, bisogna renderci conto anche da ragazzi appunto che è importante impegnarsi e avere idee per il proprio comune, per il proprio territorio, perché sono troppe le persone che invece si lamentano, scusate, suona mai, sempre silenzioso, ok, queste sono cose che non si devono fare, potrei dire che l'ho fatto apposta così vi ho fatto vedere una cosa che non si deve fare, comunque no, sono tante è importante quello che dicevo prima, che i ragazzi come voi comincino a entrare in quella che è l'esperienza di un comune, uno perché magari fra qualche anno vi verrà voglia di fare il salto, quindi diventare magari il consigliere comunale dei grandi, il sindaco dei grandi, insomma, quindi già da oggi capite come può funzionare e come funziona un comune. L'altro aspetto è importante perché, come dicevo prima, ci sono troppe persone che dicono sempre no o sono sempre contro, invece credo che sia arrivato il momento per costruire di fare delle proposte. Quindi questo è un messaggio che secondo me deve passare, un messaggio importante. Voi siete qui a fare proposte e a lavorare per costruire un futuro migliore del nostro comune. Quindi magari tra di voi ci sarà il nuovo sindaco tra 10 anni, 15 anni, non lo so, e ne sarei ben contento.
Come procediamo? Guardo un po' gli organizzatori. Noi dobbiamo fare la nomina. Oggi siamo qui anche proprio per fare la nomina ufficiale. Quindi noi abbiamo l'elenco, abbiamo il vostro elenco. Chiameremo ogni ragazzo, ognuno di voi qui. Daremo la Costituzione italiana, che è importante studiarsi alla memoria, e tra un paio di mesi ci sarà un'interrogazione scritta. No, non ci sarà nessuna interrogazione scritta. Quindi è importante guardarsela, leggersela, impararla, perché ovviamente è la prima, è la pietra, diciamo, della nostra Repubblica italiana. Quindi noi chiameremo ognuno di voi, consegneremo la Costituzione italiana. Nel momento in cui consegneremo la Costituzione italiana, di fatto daremo formalmente eletto il Consiglio Comunale dei ragazzi. Quindi da questo momento in avanti voi siete ufficialmente consiglieri comunali dei ragazzi, quindi prendete, diciamo, direttamente, assumete il compito, appunto, di svolgere il ruolo dei consiglieri. Quindi io direi che leggiamo, l'assessore alla pubblica istruzione magari legge lei i nomi, venite, io vi consegno la Costituzione. Allora, Omar Miri. Catherine Guardi. Gaia Gamberini, Gamebrini, scusate. Maria Antonietta Petrillo. Lucia Contri. Beatrice Bregoli. Gabriele Cassani. Andrea Fulco. Michael Piccaglia. Mario Carposo. Mattia Moretti. Malik Russo. Celeste Bottatti. Simone Rolando. Roberta Oliva. Gianmarco Tedeschi. Stefano Ramponi. Riccardo Veronese.
Andrea Mazzaschi. Davide Scorpiniti. Pietro Rizzoni. Alessandro Locaso. Ivan Ulreman. Raffaele Zanarini. Ovidio Solocchi. Martina Carpanelli. Mattia Santi. Ludovica Turbanti. Lisa Sisti. Pietro Gogoni. Non c'è, Pietro Gogoni. Ah sì, c'è. Ayman Essaiti. Anita Caputo. Mia Bonzani. Andrea Catabriga. Sofia Testoni. Filippo Ferrari. Melissa Romeo. Leonardo Bottoni. No. Lisa Ruffon. Federico Gallerani. Sabrina Romeo.
Mattoni era lei? No, Sofia Mattoni. Federico Montanari. Eleonora Salieri. Samuele Ghisellini. Andrea Zanella. E Gabriele Freddi. Adesso che siete ufficialmente proclamati, io farei un applauso. Un bocca al lupo al lavoro che farete nei prossimi periodi, nei prossimi mesi. Do la parola all'assessore, alla pubblica istruzione, che così insomma anche lei vuole dare un saluto, vuole dare un pensiero. Aggiungo che abbiamo deciso come amministrazione comunale, e quindi anche questo lo do alle insegnanti del progetto, con le quali abbiamo fatto un brevissimo ragionamento prima della proclamazione, che a differenza degli anni scorsi noi stanzieremo un fondo come comune, quindi sarà nel bilancio 2017, un fondo, quindi una dotazione economica, quindi dei soldi, tanto per essere molto chiari, in modo tale che il Consiglio Comunale Ragazzi potrà decidere, come dicevamo prima, alcune iniziative, alcune scelte sul proprio territorio e dall'altra parte avere un budget per poter poi spendere. Quindi non solo magari alcuni ragionamenti teorici, ma volevamo dare invece un ragionamento più pratico, quindi avrete a disposizione un budget economico, deciderete come spendere quel budget economico, ovviamente facendo delle scelte, e le farete voi, quindi non le faremo noi ma le farete voi, proprio per cominciare a capire come funziona effettivamente un consiglio comunale. Quindi si prendono delle decisioni, si decide, ci sono i fondi, si spendono e si fa appunto, si compra ciò che è stato deciso dal consiglio comunale. Quindi questo riteniamo sia importante, quindi anche gli insegnanti sono stati informati stamattina insomma di questa scelta. Spero che sia una scelta felice e comunque condivisa, ma vedo già alcune insegnanti che fanno sì con la testa, quindi sono ben contento. La parola all'assessore. Bene, allora intanto congratulazioni per questo incarico importante che avete assunto. Io ci tenevo anche a ringraziare per la partecipazione le insegnanti e le famiglie, perché so bene che partecipare a questo progetto significa anche un impegno non solo morale ma proprio pratico. Ringrazio quindi di aver comunque deciso di approfittare di questa opportunità formativa, che è un'opportunità formativa per i ragazzi e per i ragazzi che questi rappresentano, ma perché secondo me è un'opportunità formativa anche per gli insegnanti, per le famiglie e anche per noi come amministrazione. Peraltro voi avete partecipato a questo progetto anche negli anni precedenti, quindi non è un'introduzione, una novità di questa amministrazione, così come non è un'esclusiva del Comune di Cento, perché è evidente l'eccellente obiettivo che questo progetto si propone, e cioè quello di rendere consapevoli già a quest'età della necessità, ma anche della possibilità, perché non è sempre stato così, di poter contribuire, di partecipare e quindi non di subire le scelte.
La prossima volta in cui ci incontreremo, infatti, sarà già operativa, cioè sarà l'occasione in cui comincerete a raccogliere i problemi. Secondo me questa sarà forse la fase più importante, perché esistono spesso in realtà più di una soluzione possibile. Quello che è veramente invece non così semplice, non così scontato, è individuare il vero problema. Quindi io vi lascio con questo suggerimento, con questo incarico. I temi su cui vi concentrerete sono temi concettualmente molto vasti, ma anche allo stesso tempo contingenti, riguardano la vostra vita di tutti i giorni, quindi non vi sarà difficile individuare appunto le difficoltà. Però fate attenzione al fatto che a volte dietro esigenze molto note, conclamate, si nascondono, cioè queste esigenze possono essere in realtà la conseguenza di problemi più nascosti, più latenti. Per cui vi chiedo di non affrontare questa vostra prima missione con leggerezza. Fatelo con grande attenzione, cercate di individuare il vero problema, perché quando si riesce a portare allo scoperto il vero problema, allora succede che si possa addirittura scegliere la soluzione. Come amministrazione, come diceva prima il sindaco, vogliamo seguirvi in questo percorso, quindi poi ci ritroveremo quando appena sarete pronti a portarci le vostre proposte. E poi mi piacerebbe fare il punto. Lo faremo tra l'altro in occasione di una seduta di consiglio comunale, voi sarete ospiti speciali. Poi mi piacerebbe fare il punto su quello che effettivamente siamo riusciti appunto a progettare, magari a iniziare a costruire insieme. E mi piacerebbe farlo per esempio alla fine dell'anno scolastico, ma magari anche quest'altro anno, il prossimo anno scolastico, per sottolineare la valenza di continuatività di questo progetto, perché, come ho appena detto, le soluzioni si costruiscono nel tempo e a volte si arriva anche a dei grossi risultati. Quindi, insomma, siate ambiziosi, ma siate anche concreti. Fatelo con serietà, perché se domani qualcosa intorno a noi dovesse migliorare, potrebbe essere merito vostro. Buon lavoro, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Alice Tassinari e insieme a Giulia sono l'educatrice che facilita, diciamo, il progetto del CCR. Alcuni di voi conoscono già, ho visto alcune facce, insomma, conosciute, di veterani. Mi fa molto piacere vedere che ci sono anche dei nuovi membri del CCRR. E io volevo salutarvi, darvi il benvenuto e anche augurarvi buon lavoro. Ci tenevo anche a ringraziare l'amministrazione che, quanto pare, insomma, ha dato dei segnali molto importanti di sostegno di questo progetto, e ci fa molto piacere perché è importante che ci sia questo supporto e questo dialogo aperto, perché comunque l'incarico di consigliere comunale dei ragazzi è un incarico anche proprio di tramite tra quello che i ragazzi desiderano e osservano e appunto l'amministrazione. Io volevo anche darvi qualche informazione molto, molto pratica. La prossima volta noi ci incontreremo questo giovedì nella scuola media di 100, scuola Guercino. Ci incontriamo alle 5:30, si sente, per ogni tanto come viene. E in questi due mesi io e Giulia andremo nelle varie scuole a raccogliere i desideri, le esigenze e i problemi, come ha detto l'assessore, che voi vedete nel nostro territorio. Lo faremo attraverso delle attività di forum in cui verranno coinvolti vari studenti, quindi insomma preparatevi, perché appunto vogliamo sentire la vostra opinione e la vostra voce. Io direi che non ho nulla da aggiungere, se non che dobbiamo fare la foto di gruppo e quindi ci avviciniamo tutti qua. Va. Thank you.
Allora, facciamo fuori programma perché a me piacciono le sorprese fuori programma. C'è qualche ragazzo, qualche neoconsigliere che vuole parlare? No, no, no. Consigliere o fuori consiglio? Aiuto consigliere. Allora, facciamo così, sentiamo prima se c'è qualche consigliere che vuole dire due parole. Nessuno? Nessuno vuole dire nulla? C'è solo l'aiuto consigliere che vuole parlare. Allora, diamo la parola, vengo, faccio il balletto, ti porto il microfono. Facciamo l'aiuto consigliere, se vuoi dire due parole. Questa è l'emozione tipica della prima volta che sei in consiglio comunale, così, quindi normale. Preparatevi però per quando tornerete, avete qualche mese di tempo per prepararvi a esporre le vostre proposte, mi raccomando, arrivate, e nessuna timidezza quando ci ritroveremo, mi raccomando. Allora, direi che il Consiglio Comunale per il momento, per oggi, è terminato, perché c'era effettivamente un punto all'ordine del giorno che era la proclamazione degli eletti. Così abbiamo aspettato l'ordine del giorno. Adesso c'è la seconda parte, che è quello di fare un buffet, che arriva qui. E sento che piace. Sembra che questo secondo punto all'ordine del giorno piace molto, quindi facciamo un piccolo buffet, quindi chi deve portare sul buffet te lo porti su, poi dopo, come diceva l'assessore, ci rivediamo quando siete pronti e in quell'occasione vi dovete parlare, quindi vi preparate,
prendete coraggio. Adesso che siete ufficialmente proclamati, io farei un applauso. Un bocca al lupo al lavoro che farete nei prossimi periodi, nei prossimi mesi. Do la parola all'assessore, alla pubblica istruzione, che così insomma anche lei vuole dare un saluto, vuole dare un pensiero. Aggiungo che abbiamo deciso come amministrazione comunale, e quindi anche questo lo do alle insegnanti del progetto, con le quali abbiamo fatto un brevissimo ragionamento prima della proclamazione, che a differenza degli anni scorsi noi stanzieremo un fondo come comune, che sarà nel bilancio 2017, un fondo, quindi una dotazione economica, quindi dei soldi, tanto per essere molto chiari, in modo tale che il Consiglio Comunale Ragazzi potrà decidere, come dicevamo prima, alcune iniziative, alcune scelte sul proprio territorio, e dall'altra parte avere un budget per poter poi spendere. Quindi non solo magari alcuni ragionamenti teorici, ma volevamo dare invece un ragionamento più pratico, quindi avrete a disposizione un budget economico, deciderete come spendere quel budget economico, ovviamente facendo delle scelte, e le farete voi, quindi non le faremo noi, ma le farete voi, proprio per cominciare a capire come funziona effettivamente un consiglio comunale. Quindi si prendono delle decisioni, si decide, ci sono i fondi, si spendono e si fa appunto, si compra ciò che è stato deciso dal consiglio comunale. Quindi questo riteniamo sia importante, quindi anche gli insegnanti sono stati informati stamattina insomma di questa scelta. Spero che sia una scelta felice e comunque condivisa, ma vedo già alcune insegnanti che fanno sì con la testa, e quindi sono ben contento. La parola all'assessore. Bene, allora intanto congratulazioni per questo incarico importante che avete assunto. Io ci tenevo anche a ringraziare per la partecipazione le insegnanti e le famiglie, perché so bene che partecipare a questo progetto significa anche un impegno non solo morale, ma proprio pratico. Ringrazio quindi di aver comunque deciso di approfittare di questa opportunità formativa, che è un'opportunità formativa per i ragazzi e per i ragazzi che questi rappresentano, ma perché secondo me è un'opportunità formativa anche per gli insegnanti, per le famiglie e anche per noi come amministrazione. Peraltro voi avete partecipato a questo progetto anche negli anni precedenti, quindi non è un'introduzione, una novità di questa amministrazione, così come non è un'esclusiva del Comune di Cento, perché è evidente l'eccellente obiettivo che questo progetto si propone, e cioè quello di rendere consapevoli già a quest'età della necessità, ma anche della possibilità, perché non è sempre stato così, di poter contribuire, di partecipare e quindi non di subire le scelte.
La prossima volta in cui ci incontreremo, infatti, sarà già operativa, cioè sarà l'occasione in cui comincerete a raccogliere i problemi. Secondo me questa sarà forse la fase più importante, perché esistono spesso in realtà più di una soluzione possibile. Quello che è veramente invece non così semplice, non così scontato, è individuare il vero problema. Quindi io vi lascio con questo suggerimento, con questo incarico. I temi su cui vi concentrerete sono temi concettualmente molto vasti, ma anche allo stesso tempo contingenti, e riguardano la vostra vita di tutti i giorni, quindi non vi sarà difficile individuare appunto le difficoltà. Però fate attenzione al fatto che a volte dietro esigenze molto note, conclamate, si nascondono, cioè queste esigenze possono essere in realtà la conseguenza di problemi più nascosti, più latenti. Per cui vi chiedo di non affrontare questa vostra prima missione con leggerezza. Fatelo con grande attenzione, cercate di individuare il vero problema, perché quando si riesce a portare allo scoperto il vero problema, allora succede che si possa addirittura scegliere la soluzione. Come amministrazione, come diceva prima il sindaco, vogliamo seguirvi in questo percorso, quindi poi ci ritroveremo quando appena sarete pronti a portarci le vostre proposte. E poi mi piacerebbe fare il punto. Lo faremo tra l'altro in occasione di una seduta di consiglio comunale, voi sarete ospiti speciali. Poi mi piacerebbe fare il punto su quello che effettivamente siamo riusciti appunto a progettare, magari a iniziare a costruire insieme. E mi piacerebbe farlo per esempio alla fine dell'anno scolastico, ma magari anche quest'altro anno, il prossimo anno scolastico, per sottolineare la valenza di continuatività di questo progetto, perché come ho appena detto le soluzioni si costruiscono nel tempo e a volte si arriva anche a dei grossi risultati. Quindi insomma siate ambiziosi, ma siate anche concreti, fatelo con serietà, perché se domani qualcosa intorno a noi dovesse migliorare potrebbe essere merito vostro. Buon lavoro, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Alice Tassinari e insieme a Giulia sono l'educatrice che facilita, diciamo, il progetto del CCR. Alcuni di voi conoscono già, ho visto alcune facce insomma, conosciute, di veterani. Mi fa molto piacere vedere che ci sono anche dei nuovi membri del CCRR. Io volevo salutarvi, darvi il benvenuto e anche augurarvi buon lavoro. Ci tenevo anche a ringraziare l'amministrazione che quanto pare insomma, ha dato dei segnali molto importanti di sostegno di questo progetto, e ci fa molto piacere perché è importante che ci sia questo supporto e questo dialogo aperto, perché comunque l'incarico di consigliere comunale dei ragazzi è un incarico anche proprio di tramite tra quello che i ragazzi desiderano e osservano e appunto l'amministrazione. Io volevo anche darvi qualche informazione molto, molto pratica. La prossima volta noi ci incontreremo questo giovedì nella scuola media di 100, scuola Guercino. Ci incontriamo alle 5:30, si sente perché ogni tanto viene. E in questi due mesi io e Giulia andremo nelle varie scuole a raccogliere i desideri, le esigenze e i problemi, come ha detto l'assessore, che voi vedete nel nostro territorio. Lo faremo attraverso delle attività di forum in cui verranno coinvolti vari studenti, quindi insomma preparatevi, perché appunto vogliamo sentire la vostra opinione e la vostra voce. Io direi che non ho nulla da aggiungere, se non che dobbiamo fare la foto di gruppo e quindi ci avviciniamo tutti qua. Va. Thank you.
Allora, facciamo fuori programma perché a me piacciono le sorprese fuori programma. C'è qualche ragazzo, qualche neo consigliere che vuole parlare? No, consigliere o fuori consiglio? Aiuto consigliere. Allora, facciamo così, sentiamo prima se c'è qualche consigliere che vuole dire due parole. Nessuno? Nessuno vuole dire nulla? C'è solo l'aiuto consigliere che vuole parlare. Allora, diamo la parola, vengo, faccio il balletto, ti porto il microfono. Facciamo l'aiuto consigliere, se vuoi dire due parole. E queste erano le nostre idee che abbiamo proposto. Ora passo la parola al questa è l'emozione tipica della prima volta, la prima volta che sei in consiglio comunale, così, quindi normale. Preparatevi però per quando tornerete, avete qualche mese di tempo per prepararvi a esporre le vostre proposte, mi raccomando, arrivate e nessuna timidezza quando ci ritroveremo, mi raccomando. Allora, direi che il Consiglio Comunale per il momento, per oggi, è terminato, perché c'era effettivamente un punto all'ordine del giorno che era la proclamazione degli eletti. Così abbiamo aspettato l'ordine del giorno. Adesso c'è la seconda parte, che è quello di fare un buffet, che arriva qui. E sento che piace. Sento che questo secondo punto all'ordine del giorno piace molto. Quindi facciamo un piccolo buffet, quindi chi deve portare sul buffet che lo porti su, poi dopo, come diceva l'assessore, ci rivediamo quando siete pronti e in quell'occasione vi dovete parlare, quindi vi preparate, prendete coraggio. Preferirei dei salatini, però, perché la giunta mi fa sopra, non ho toccato una cosa.